Come adottare un bambino. In questo tutorial di oggi vediamo come compiere l'operazione in questione, che è per molti genitori, meglio per molte coppie, un'azione indispensabile. È un atto importante, ovviamente, e per compiere l'operazione in oggetto deve essere intrapreso un percorso preciso. Primo passo, la domanda presso il Tribunale per i minorenni competente per indirizzo di residenza. Di solito bisogna allegare diversi documenti, certificati medici, casellari giudiziari dei richiedenti, dichiarazione dei redditi, busta paga, la dichiarazione di assenso all'adozione da parte di futuri nonni adottivi. La documentazione da fornire però varia da tribunale a tribunale. Secondo passaggio, eventuali incontri con gli assistenti sociali. Una volta percepita, avuta la domanda, il giudice minorile la va ad esaminare e se dovesse ritenere la coppia idonea, quindi giusta per l'adozione, trasmette i documenti ai servizi sociali territoriali. A questo punto gli assistenti sociali vanno a fissare tutta una serie di incontri per conoscere la coppia e valutare le potenzialità genitoriali, anche attraverso indagini mediche e psicologiche, oltre che ad accertamenti da parte degli organi di pubblica sicurezza. Dopo aver raccolto le informazioni utili, quelle necessarie, gli assistenti sociali vanno a trasmettere la relativa relazione al Tribunale per i minorenni, che ha altri 2 mesi di tempo per rilasciare oppure no il decreto di idoneità all'adozione. Terzo ed ultimo passaggio, la cosiddetta attesa. Se la coppia viene ritenuta idonea, verrà inserita all'interno di una lista, dovrà aspettare l'abbinamento a un minore che sia dichiarato adottabile dal Tribunale dei minorenni. Dopo un periodo in cui la coppia e il bimbo iniziano a conoscersi, inizia il cosiddetto affidamento preadottivo, che ha la durata di almeno 12 mesi di tempo. Al termine, dopo una relazione dei servizi sociali al giudice minorile competente, l'adozione nazionale finalmente diventa definitiva. Tutto chiaro? Mi auguro di sì. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video. Possiamo suddividere dunque l'adozione di un bambino in 3 fasi. La prima, la domanda presso il Tribunale per i minorenni di Roma, o meglio, per i minorenni che è competente per indirizzo di residenza, dal secondo passaggio gli eventuali incontri con gli assistenti sociali e all'ultimo l'attesa. Grazie a tutti, iscrivetevi, commentate, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.